Ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube Dental Care. Oggi appunto mh, vi affronterò l'argomento della edentulia posteriore, cioè la mancanza, come potete vedere da questa foto dei denti di eh, dietro. Iscrivetevi al mio canale in modo tale da rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti. Eh, diciamo che questo video è rivolto soprattutto um, a persone non dell'ambito, ovviamente. Eh, perché lo faccio? Perché l'altro giorno appunto in studio è venuta appunto una paziente che voleva riabilitarsi in buona sostanza ed aveva questo tipo di situazione che vedete qui in questa bocca praticamente abbiamo i denti che arrivano fino ai secondi premolari però mancano appunto i molari quindi mancano eh, diciamo i denti che sono progettati da madre natura per adempiere alla triturazione del cibo in buona sostanza questa per l'esattezza in gergo tecnico è chiamata anche prima classe di Kennedy, ma le classi di Kennedy sono un argomento che non riguardano ad oggi il video di oggi, diciamo in buona sostanza. La richiesta di, questo, di questa paziente praticamente era il fatto che avesse i due incisivi centrali, quindi i due denti davanti, praticamente eh, discromici, cioè neri, non neri, però più scuri, un pochettino più grigi perché appunto erano due denti devitalizzati e quindi eh, chiaramente... Uh, il dente morto, tra virgolette, il dente devitalizzato può tendere appunto a diventare più scuro, ovviamente questo compromette l'estetica del paziente stesso, è normale, è giusto, se ad un paziente non piace questo, tra virgolette, in estetismo, è giusto andarlo ovviamente a correggere, chiaramente, ma allo stesso tempo a questa paziente mancavano anche i denti posteriori, i molari praticamente, e quindi uh, quello... La richiesta della, della paziente è stata appunto quella di andare semplicemente a sistemare i due incisivi eh, centrali eh, e basta. Eh, io però ovviamente le ho spiegato che è anche importante che lei comunque sia vada a protesizzare, cioè a sostituire i denti posteriori mancanti e le ho spiegato anche il perché. Questo ve lo spiego anche a voi in maniera molto semplice. I denti eh, anteriori soprattutto diciamo gli incisivi e i canini, sono dei denti progettati da madre natura appunto gli incisivi per incidere il cibo, i canini per strappare il cibo, ma la triturazione del cibo per andare a formare quello che è il bolo alimentare viene eseguito come appunto madre natura vuole praticamente ehm, dai molari in buona sostanza, se ovviamente mancano i molari è chiaro che comunque il paziente normale riesce comunque a masticare, di certo non morirà, ma la masticazione non avverrà in maniera corretta per diversi motivi. In primo luogo, come vi ho già detto, questi denti non sono adatti a triturare il cibo, ovviamente, quindi si crea un compenso. Uh, in secondo luogo, ovviamente, questi denti fanno un lavoro che non li compete, quindi vanno, diciamo, maggiormente sotto sforzo, in buona sostanza. Quindi andando tra virgolette sotto sforzo, questo può predisporre, ovviamente diciamo a un affaticamento eh, dei denti stessi lo definisco così per farmi comprendere e sulla base di una scarsa generale questo può comportare anche una malattia parodontale e il rischio diciamo di perdita anche dei denti anteriori a sua volta proprio perché vanno in quello che viene definito come sovraccarico funzionale fanno un compito appunto che non gli spetta proprio perché non sono stati progettati dalla madre natura per andare a triturare il cibo e quindi ho spiegato alla paziente che era anche importante che riabilitasse i settori posteriori perché lei mi aveva detto a me dietro non mi va di sostituire i denti perché appunto sono dietro, non si vedono ma non è un discorso estetico, è un discorso funzionale se la masticazione avviene correttamente si formerà correttamente il bolo alimentare e la digestione verrà nei tempi giusti se invece uno non riesce a masticare bene ovviamente quello che succederà sarà appunto che non triturerà bene il cibo e avrà per esempio una digestione più lunga e di conseguenza problemi di stitichezza per esempio non è detto che succeda però tendenzialmente questo rischio tende ad essere ovviamente aumentato un altro aspetto importante della mancanza dei denti posteriori è anche un aspetto estetico, non solo funzionale, perché eh, la paziente era ancora giovane e quindi questo a lei non era successo, però di solito col passare degli anni, quando mancano i denti posteriori, praticamente le guance tendono ad infossarsi perché appunto i molari danno proprio supporto. Alle guance, ai tessuti molli del volto. Se si perdono i molari, ovviamente, non c'è più questo supporto, il volto tende ad assumere tendenzialmente un aspetto più eh, senescente. Quindi è chiaro che lei poteva comunque sia eh, decidere di riabilitarsi anche dietro, ai denti di dietro, ai lettori posteriori, con diverse opzioni protesi, che non entro adesso nel merito di ciò, però appunto io le ho spiegato l'importanza di questo. Cioè, comunque sì, i due incisivi diciamo, io ho detto va bene, è possibile comunque sia fare dei trattamenti per rimuovere appunto la presenza di quelle discromie. Ma allo stesso tempo eh, è anche importante riabilitare i settori posteriori. Le ho spiegato tutto questo e alla fine ovviamente la paziente si è convinta e ha accettato, ha capito l'importanza del fatto che una bocca non deve essere soltanto esteticamente bella, è chiaro che deve essere pure estetica, ma c'è anche l'aspetto anche un pochettino più medico e quindi l'aspetto tendenzialmente funzionale. Spero di averti dato delle informazioni utili in questo video, qualsiasi domanda puoi lasciarmela qui sotto nei commenti. Ti ringrazio se sei arrivato fino a questo punto del video. Se ti è piaciuto ti invito anche a lasciare un mi piace a questo video e a condividerlo anche con altre persone. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!